Buongiorno, Graz. Lo insegniamo a prendere la tessera e poi andiamo a vedere il castello. Eccoci qua, dopo la funicolare, quella sarà la prima cosa che farà Fede. Però poi prendiamo. Vai, metti prima. Ecco. È uscito? Eccoci qua dopo la funicolare, che avete di fare tutta una passeggiata di 10.000 scalini. Guarda che bello! Andiamo a vedere la vista. Guardate che parco bello. Persi come al solito nel parco, abbiamo trovato lo Schloss Museum. Die Schlossbergbahn noch mit Dampf betrieben, mit einem Restaurant bei der Bergstation. Ok, Fede, vota il posto molto bella, cioè. A questo. C'è una mappa interattiva sotto. E ho fatto il video, sì. Tanto vi mostriamo il parco. Abbiamo scoperto il museo è piccolo. Però abbiamo scoperto la cosa fondamentale. Noi che stiamo cercando sto castello, che ovviamente c'è il parco in cima, ci sta il castello? No, è distrutto. Quindi stiamo cercando il nulla, almeno abbiamo capito perché non lo troviamo. Dicono, cioè ho visto su internet, che si può scendere o con la funicolare di nuovo o a piedi o con l'ascensore, oppure c'è uno scivolo che dovrebbe costare sui 6 euro, 6-8 euro, fighissimo. Qui ti danno un tappetino ed è lunghissimo, ci sono alcuni video su YouTube, bellissimo, quindi io lo voglio fare. Fede no, però tu mi hai detto di no. Mi ha anche detto, io come faccio a scendere? Ah, questa è la porta che dicevano egizia. Vedi, è chiaro che sta per partire. Quanto è stato bello! Bello, però io mi sento rintontito dopo averlo fatto. Bellissimo! È lungo, ma non lunghissimo. No, cioè, lungo, tipo un minuto. È lungo un minuto di discesa. E dov'è? Cioè, più di un minuto. L'avrei fatto migliaia di volte. Poi ti hanno tutto quel tappetino strano. Bellissimo! Bellissimo! E se avete zaino e cose, ve le fa mettere nella saccoccia del tappetino. Consigliatissimo! Soldi spesi benissimo. 6 euro costa. Poi se volete anche qualche altro gadget costa di più. Eccoci qua, fine giornata, la prima passata a Graz. Allora, alla fine siamo andati, a parte la mattina che vi ho un pochino mostrato sulla funicolare, poi siamo andati su che c'era tutto il parco, non c'era nessun castello, poi siamo andati giù con quello scivolo bellissimo. Nel pomeriggio siamo andati invece al castello che si chiama Eggenberg. E è un po' lontano, però abbiamo usato i mezzi perché con la carta che abbiamo preso stamattina, che dura o 24 o 48 ore o 36 ore, abbiamo fatto quella da 48 ore, hai tutti i mezzi gratuiti. Quindi siamo andati fin là con il tram e c'è un bel giardino, ci sono tanti alberi, quindi se come Fede odiate il sole perché vi ustionate come niente, ci sono tanti alberi, quindi passate questo giardino.
che poi per l'ingresso al palazzo è insomma anche corto, poi c'è tutto il giardino da vedere dietro, e il palazzo ha al secondo piano che fate la visita e vedete effettivamente come erano gli interni in quel periodo. Ah ecco, al secondo piano la visita la fate con una guida che parla in inglese, si capiva abbastanza tutto, non sono un genio in inglese, perciò insomma buono. Allora, al primo piano c'era una mostra di arte tipo quadri, un po' della chiesa, un po' misti, non è che si capisse molto bene, e al piano terra c'era invece la mostra delle monete, che non era niente tradotto in italiano o in inglese, era tutto in tedesco, ma vabbè, insomma, Fede piace collezionare le monete in realtà da 2 euro, quindi insomma era una buona occasione. E poi c'era un piccolo negozietto, i bagni bellissimi, bellissimi, se dovete andare in bagni sono più belli, e sempre lì nel negozietto avevano il gelato, abbiamo preso il gelato, quello confezionato, che costava poco in realtà, tra 1,90€ e 2,90€ vi prendete il gelato, quelli che adesso sono al bar in Italia costano almeno 3€, 3,50€, quindi bene, e l'acqua, e poi c'è tutto quindi il parco fuori. Poi abbiamo ripreso i mezzi, siamo andati in centro, abbiamo preso la cena, che adesso è lì, il sushi all'Esper, e adesso facciamo la cena, poi vediamo se più tardi riusciamo o no, così per vedere un po' al centro, perché stare a parte in piedi tutto il giorno, io avevo la schiena che non ce la facevo più, Fede le gambe, e poi faceva veramente caldo, quindi un po' così, però insomma secondo me la sera è più bellino col buio, e quindi così. Allora, oggi finalmente apriamo questo pacchettino che abbiamo preso da Muller, che è un negozio, abbiamo preso ovviamente di sconto, come si legge qua, 2,50€. Si vede qua la statuina, in teoria ci sono anche delle carte, era un po' spaccacchiato. Poi in realtà questa statuina, a me non è che mi interessi più di tanto, però conosco una youtuber che adora la sirenetta, quindi la mia idea sarebbe poi di regalargliela. Anche perché in teoria non abita tanto lontano da dove abito io. Quindi apriamo assieme. Ok, allora questa è la sirenetta e qua abbiamo le carte. Io avevo un sacco paura, anche perché ce n'era un altro di pacchettino così a 2,50€ che l'abbiamo preso verso Villac. Avevo paura che fossero carte da collezionare, perché l'idea poteva starci. Invece mi sembra un pacchettino gigante, ci sono anche le regole. Secondo me la prima carta, sai com'è in certe carte quando prendevi tipo Dragon Ball, la prima è proprio lei. Quindi se tu compri il pacchetto di un altro, trovi la carta sua. Allora, a Villac c'era questa confezione e anche un'altra identica che veniva a 2,50€, perché qua è un po' rovinato. Io ho cercato in giro se ce n'erano in giro per il negozio altre, magari con altre statuine, ma non le ho trovate. Poi allora abbiamo questa qui, che mi sembra bella, insomma non ha quasi niente, se non qui che è leggermente più scura. Adesso andiamo a vedere questo gioco, che non è che si capiva un granché. Ovviamente è scritto tutto in tedesco, ma noi che adoriamo guardare le figure capiremo tutto. No, c'è anche in spagnolo. Oh, c'è in italiano, aspetta. Allora, contenuto 45 carte personaggio, 10 carte potere. Come si vince? Ottieni una carta potere giocando un tris o una scala. Il primo giocatore a ottenere 3 carte potere vince. Ok, dai, si può giocare, sono molto felice. Poi nel caso vi interessasse un micro tutorial su come si gioca, io e Fede saremmo felicissimi di girarvelo, anche perché adoriamo i giochi di carte, forse non ve l'abbiamo mai detto, siamo pieni di giochi di carte. Carte, insomma, giochi da tavolo in generale. Le guardiamo assieme, dai. Sì, allora, sirenetta bellissima. Da quello che... ma sono spesse! No, sono appiccicate. Sono tutte appiccicate. Però, vabbè. E abbiamo questo è il retro. Non ho visto. Poi Ursula. Non hai visto? Ma il retro sarà uguale. Il retro è uguale per tutte. Sì, per mostrare. Poi abbiamo Ursula. Ma vedrai che quelle lì sono tutte quelle cui ci trovano le statue. Il moroso, che non so come si chiama. Va bene. Lui chi era? Il Krabby. Io, ma non so come si chiama neanche lui. L'uccello, men che meno, ma insomma ce lo ricordiamo. Aspetta, Flanders? Ned Flanders. No, dai, senti. Questi, vediamo quante sono, vediamo se ce ne sono tante diverse. Speriamo di no. Il papà.
rido si e muove. poi ricominciano Ah, e cambia cominciano in un altro colore. colore, tutte No, lo gialle. chef non l'ho visto Sì che prima. Ah, l'abbiamo visto. sì? Me lo sono perso. Se tu metti il chef e il pesce insieme, il chef cucina il Poi pesce. tutte Ah, rosse. boh, boh, abbiamo Che capito. poi quando ero piccola avevo il memory della sirenetta, aveva lo stesso odore. Ok, poi tutte verdi. E Vediamo qua. Aspetta, quelle dopo. c'è anche questa prima. Poi c'è questo. Queste. Sono quelle obiettivo, cosa ha detto prima? Carte Potere. potere, diceva. Passa un po' di carte. Beh, dai, io sono felice perché sono bellissime. Poi c'è la statuina che così la posso regalare. Dai, bellina. Allora, scrivete qua sotto nei commenti se vi è piaciuto come gadget, insomma, poi per 2,50 euro. E soprattutto se ce ne sono altre così, fate così che le avete viste. Perché se è scritto in italiano vuol dire che in Italia in realtà si trovano. E anche il prezzo che ha. Così diamo un po' di informazioni varie. E niente, allora noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!